Ben ritrovati al consueto appuntamento con Ambaita Alpina, il TG degli Alpini dedicato all'informazione sulle penne nere del Triveneto. In questi giorni un importante riconoscimento è stato dato a sei veneti dal Presidente della Repubblica. Hanno ricevuto l'onorificenza di Cavalieri al Merito. Si sono infatti distinti durante l'emergenza Covid per particolari azioni. Il titolo è stato dato ai medici padovani di medicina generale che hanno sostituito i colleghi di VON nel massimo dell'epidemia, oltre a Maria Teresa Gallea, Paolo Simonato, Luca Sustini, onore anche all'infermiera veronese Marina Vanzetta, rimasta accanto ad un'anziana malata di Covid negli ultimi istanti della sua vita. C'è poi l'insegnante vicentina Cristina Avancini che, nonostante il contratto scaduto, ha comunque deciso di continuare ad insegnare ai suoi ragazzi con la didattica a distanza e non poteva ovviamente mancare il riconoscimento agli alpini della Protezione Civile. C'è anche Bruno Crosato tra i nomi dei 50 italiani che il capo dello Stato ha scelto come cavalieri al merito della Repubblica Italiana per essersi particolarmente distinti durante la gestione dell'emergenza coronavirus. Tra questi, sei sono veneti e tra di loro c'è anche lui, penna nera trevigiana. Crosato ha ricevuto l'onorificenza in rappresentanza degli alpini della Protezione Civile del Veneto che in tempi record hanno ripristinato 5 ospedali dismessi della regione. Noi abbiamo cominciato a visionare gli ospedali i primi di marzo e dopo una settimana i 5 ospedali erano pronti a superire le persone che avevano bisogno. Io ho lavorato a Val do Biadene, ho sistemato l'ospedale Pugiardini di Val do Biadene con 400 volontari. Ho coordinato il lavoro di 400 volontari. È una soddisfazione per tutta l'anno, perché in questi 4-5 mesi abbiamo messo moltissimo di noi, di tutti, abbiamo fatto di tutto. Abbiamo fatto guardiania, abbiamo fatto distribuzione di mascherine, tante altre cose per aiutare i comuni e così via. In perfetto spirito alpino, l'umiltà di Crosato testimonia che questo riconoscimento non va a lui, ma a tutti i volontari che giorno e notte si sono messi a disposizione, mettendo a rischio la propria incolumità per sconfiggere il coronavirus. Il merito non è tutto mio, è il merito di tutti i volontari che collaborano con me a fare i lavori, a aiutare le persone, a dar sollievo alle persone. L'onorificenza quindi andrà ad aumentare, se possibile, l'orgoglio di appartenere alle penne nere e la soddisfazione del lavoro svolto per il bene della comunità. Ma nulla cambierà rispetto a prima, anzi, neppure il tempo di un brindisi e gli alpini della Protezione Civile sono già pronti per andare a prestare servizio in Lombardia. Stiamo organizzando per la partenza di sabato di una settimana con 30 volontari a dare il campo all'ospedale di Bergamo. Dobbiamo fare la sussistenza e la guardiania all'ospedale. La Donata Nazionale degli Alpini è stata definitivamente posticipata al 2021. Prima la decisione di spostarla da maggio a ottobre, poi invece il rinvio definitivo di un anno. Verranno sempre toccati Rimini e San Marino. L'importanza di questo appuntamento infatti rimarrà e anzi verrà consolidata dal periodo di grande difficoltà che abbiamo vissuto fino adesso e siamo riusciti a, almeno per il momento, superare con grande dignità e con grande coraggio. In tutto questo, anche gli alpini hanno avuto un ruolo d'eccellenza. Andiamo quindi a guardare il primo servizio della redazione dell'Alpino. Slitterà a maggio 2021 la 93esima Donata Nazionale degli Alpini, in un primo tempo già spostata al prossimo mese di ottobre per l'emergenza sanitaria da Covid-19. Una decisione sofferta ma necessaria, presa dal consiglio direttivo dell'ANA riunitosi per via telematica. È la prima volta che succede per un evento così eccezionale come la nostra adunata, salvo che nel 1950, quando c'è stato il primo giubileo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Per cui direi che certamente c'è amarezza, ma dall'altro lato c'è anche consapevolezza che questa era la decisione giusta nella tutela dei nostri soci e nella tutela anche di tanti amici che aspettano questa adunata. Cambia la data, ma non la location, che resterà Rimini, San Marino, anche in considerazione del grande lavoro preparatorio che era già stato fatto ed ultimato, mentre la 94esima, prevista nel 2021 a Udine, slitterà al 2022. Anche qui è stata fatta un'ampia valutazione, qui si è aperto ancora un dibattito, direi franco, molto attento,
e al di là delle valutazioni di tipo economico, è prevalsa l'indicazione di andare a Rimini e San Marino anche per il 2021, proprio per mantenere fede all'impegno che l'associazione e il Consiglio Direttivo Nazionale si erano presi con la sezione bolognese-romagnola, con i romagnoli in particolare, ma con l'intera regione Emilia-Romagna, per cui e con la Repubblica di San Marino. Allora, non mi resta che dire a tutti, sperando che questa pandemia finisca più rapidamente possibile, arrivederci tutti a Rimini San Marino per il secondo weekend di maggio del 2021. Rinviati anche i festeggiamenti per i 100 anni della sezione Anna Montegrappa. La sezione Anna Montegrappa compie 100 anni, un compleanno importante per una sezione nata per fare memoria ed esorcizzare in qualche modo i dolori, le sofferenze e i lutti della Prima Guerra Mondiale, ricordando che i padri fondatori furono compagni di trincea di chi non fece più ritorno alle proprie famiglie e ai propri cari. Questa, lo dico con grande affetto, è la mia sezione. Dal punto di vista alpino sono nato qui a Bassano. E mi ritengo un bassanese sotto il profilo alpino, anche se sono un trevigiano dal punto di vista della provincia. E qui ci sono tante emozioni, tanti ricordi di grandi presidenti che hanno gestito questa sezione. Voglio ricordarne uno per tutto, il presidentissimo Bortolo Busnardo, che tra l'altro era fratello di mia madre, per cui c'è un legame veramente forte e 100 anni fa è nata la sezione Montegrappa. I festeggiamenti per il centenario fissati in un primo tempo per la fine di aprile sono stati rinviati a data da destinarsi per l'emergenza coronavirus, una decisione difficile ma necessaria che il presidente sezionale ha voluto leggere in maniera positiva come un segno del destino. La storia sembra averci regalato un altro momento duro, difficile, così come quelli che hanno vissuto 100 e più passanni fa i nostri soldati sulle trincee di prima linea qui a qualche chilometro a nord, sul Monte Grappa, sull'altipiano dei Sette Comuni. E se c'era un modo importante, un modo significativo di celebrare il centenario di nascita di una sezione alpina, beh, meglio di essersi impegnati per la gente nel bisogno, non poteva. Un centenario discusso, quello della sezione Montegrappa, che a detta di qualcuno non sarebbe nata il 10 febbraio del 1920, ma l'anno successivo. I dati ufficiali sono stati perduti con i documenti, con la famosa piena del Brenta del 1966, stati perduti completamente. Sono stati salvati degli stralci di giornale e qualche documento. Tra l'altro c'è un libro anche edito dall'ANA nazionale a metà anni 90 che sancisce questa data di fondazione. Ma qui, con il ponte degli Alpini alle mie spalle, voglio lanciare un messaggio a tutti. Non conta tanto se si è arrivati primi, secondi o terzi, non ha nessun valore. L'importante è essere alpini, esserlo tutti insieme, uniti e fare quello di cui siamo capaci, fare del bene. Perciò secondi, terzi o quarti o anche ultimi in ordine temporale non ha nessun valore. L'importante è essere alpini e abbraccio veramente tutti gli alpini d'Italia. E rimaniamo in tema, continuiamo a parlare della sezione Anna Montegrappa che conta un numero di iscritti che vola verso le 10.000 unità. Persone di tutte le età che permettono agli alpini di avere una visione generale di cosa significa fare anche volontariato in questo difficile momento. La sezione Anna Montegrappa conta oggi più di 9.600 soci. Tra i più giovani, Stefano Bontorin, classe 1979. Tra i meno giovani, Lucio Gambaretto, classe 1934. Entrambi parte del consiglio sezionale sono l'espressione di due diverse generazioni e dei rispettivi vissuti. Lucio, padovano d'origine, ma bassanese d'adozione, la guerra non l'ha solo sentita raccontare, ma ne ha visto i segni e le conseguenze. Quando sono andato a fare gli esami di ammissione, non, al ritorno non ho riconosciuto la via per tornare a casa, perché abitavo all'Arcella, dalla chiesa di Sant'Antonio fino alla stazione non c'era su niente, erano solo buche piene d'acqua, rotami di qualche, c'era ancora qualche aereo che era caduto.
e praticamente io mi sono perso, questo per darvi un'idea di com'era ridotta Padova. Stefano Lanaia l'ha fatta a Feltre nel 98, fuciliere, assaltatore nella 64esima compagnia, si è iscritto all'ANA all'indomani del congedo. Mio papà era presidente del mio gruppo e mi ha tramandato comunque la passione e dopo anche un orgoglio personale portare questo cappello e per me continuare a portare avanti questa tradizione, per me è importante. Per suggellare nel degno modo il centenario della sezione, Stefano, insieme al suo presidente Giuseppe Rugolo, al vice Alessandro Ferraris e ai soci alpini Raffaele Zilio, Paolo Dalletezze e Massimo Zanetti, ha ripercorso 200 chilometri nella steppa russa, dove 77 anni fa le Penne Nere cercarono di difendersi dall'offensiva dell'Armata Rossa. Le due emozioni più grandi per me sono state il dono di un elmetto da parte di un ragazzo russo e poi il passaggio di Nikola Jevka. Quello è stata un'emozione che è difficile descriverla, ma la devi provare, perché quando passi sotto quel ponte tutte le fatiche che abbiamo fatto in quei circa 200 chilometri sono passate, perché ti apre il cuore. Emozioni che resteranno per sempre nel cuore, che si uniranno a quelle degli altri alpini quando, una volta terminata l'emergenza Covid, si ritroveranno per festeggiare il centenario della sezione. Abbiamo rimandato tutto, però abbiamo alcune opere che noi vogliamo donare alla città, che abbiamo lasciato in sospeso, ma penso che presto le finiremo. Don Carlo Gnocchi e la ritirata, la ricostruzione di questa figura esemplare all'interno delle Penne Nere attraverso le parole di un lavoro bresciano che parla di guerra ma anche di fede. Un santo con la penna, storia di Don Carlo Gnocchi e altri eroi della ritirata, un lavoro narrativo del bresciano Emanuele Turelli. Protagonista, la terribile ritirata di Russia, che costò la vita a 100.000 soldati italiani, molti dei quali alpini. Una sintesi ben bilanciata fra guerra e fede, mesi di studio, di lavoro su fonti differenziate, il ricorso agli scritti di Don Gnocchi, la supervisione attenta della Commissione Culturale dell'ANA, così da avere un quadro complessivo il più possibile equidistante rispetto ai fatti della tragica ritirata alpina, un racconto di guerra per parlare di pace. Don Carlo è stato uno dei cappellani della Tridentina, ha vissuto la ritirata di Russia accanto a migliaia di altri commilitoni, ma l'ha vissuta forse con occhi speciali, perché a fronte di questi ragazzi che combattevano con le armi, lui combatteva con l'arma della fede, con la forza della fede. E questa è una suggestione che mi ha portato a lavorare su questo racconto, proprio incentrando il racconto non tanto sulla brutalità della guerra, quanto su ciò che di buono anche in guerra purtroppo in quegli episodi può nascere. Il messaggio che vorremmo passasse quando portiamo questo spettacolo è un messaggio di pace comunque. Raccontiamo di episodi tragici, raccontiamo di tutti questi ragazzi morti, ma raccontiamo anche veramente della bellezza della pace. Sul palco con Emanuele Turelli, il cantautore Daniele Gozzetti, con due pezzi sulla ritirata di Russia, uno ispirato alla storia vera di due fratelli, reduci di Russia, l'altro ispirato allo scritto di un soldato morente raccolto da un commilitone durante l'epopea bellica, e Davide Bonetti con La guerra di Piero di De André ed un brano originale in lingua russa. Ci sono due brani che sono due brani di Vladimir Vysotsky, che è stato il più grande cantautore russo, è uno dei più grandi cantautori, e cantare un pezzo in russo ha proprio significato per noi raccontare anche l'altro punto di vista di chi questa guerra l'ha subita in una prima fase e poi l'ha vissuta invece in maniera vittoriosa, ma è stato un modo per noi vorrebbe essere un modo per dire che alla fine in guerra non ci sono vincitori, sono tutti sconfitti. Ad oggi Un santo con la penna conta 30 esibizioni per un totale di circa 4.000 spettatori, di cui un quarto giovani ragazzi. Quando andiamo nelle scuole riceviamo sempre non tanto i complimenti, che quelli insomma fanno parte un po' del gioco dello spettacolo, quanto piuttosto il valore didattico di un episodio, del racconto di una pagina veramente quasi ormai dimenticata della Seconda Guerra Mondiale, perché quando i nonni poi se ne vanno i racconti e le nuove generazioni fanno fatica a capire che quello è stato una debacle che poche volte ha avuto un pari nella storia. Basti pensare che
di quei 230.000 ragazzi, soltanto 130.000 tornarono indietro. Avranno dimostrato che le battaglie si vincono con il coraggio. Quel villaggio, dove gli alpini erano arrivati, a quel tempo si chiamava... Beh, a quel tempo si chiama ancora... Nikolaevka. A Bergamo si va verso un bilancio definitivo di questi tre mesi difficilissimi caratterizzati dalla convivenza con il Covid-19. Tra campi di tende per il triage ospedale Covid, ecco in che modo sono stati vissuti gli oltre 100 giorni di assedio da coronavirus. Il reparto del 7° Reggimento Difesa CBRN Cremona ha lasciato le province di Brescia e Bergamo dopo aver apportato il proprio supporto alle popolazioni in seguito all'emergenza Covid-19. Lo stesso avevano fatto i colleghi dell'esercito russo qualche giorno prima. Indubbio il loro grande aiuto, soprattutto nella parte inerente alle sanificazioni all'interno delle RSA delle due province maggiormente colpite dalla pandemia. Un saluto emozionante, senza abbracci ma con sguardi carichi di grazie per quanto fatto per il territorio. Dimesso nei giorni scorsi l'ultimo paziente dall'ospedale da campo realizzato dall'ANA a Bergamo, che nei prossimi giorni verrà trasformato in centro ambulatoriale, sempre e comunque pronto nel caso di una nuova ondata da Covid-19. Tra gli ultimi ad operare nel campo di supporto all'ospedale i volontari del 4° raggruppamento, che si sono occupati dei servizi di antincendio, sorveglianza e vigilanza H24, oltre che della sanificazione degli ambienti. Sanificare tutto il campo non basta mezza giornata, perché gli ambienti sono molti, i bagni, le tende, la mensa, questa è grandissima, tutto l'impianto della cucina. E niente, la giornata passa così, c'è un bel movimento di persone che vanno e vengono dall'ospedale, e i mezzi vanno sanificati, ogni volta che rientrano da un servizio va sanificato anche l'automezzo, gli indumenti, abbiamo un apposito container dove vengono sanificati anche quelli sempre a base di ozono. Mi piacerebbe andare in giro per Bergamo, perché la conosco, ci abbiamo fatto due adunate più altre occasioni di turismo, ma ahimè non è questa l'occasione, insomma, troveremo un altro modo per stare insieme ai bergamaschi. I volontari si sono alternati di settimana in settimana, da sabato a sabato, ogni volta una trentina di penne nere a rotazione da ogni raggruppamento. In questo caso quello più distante, come il 4° che riunisce le sezioni ANA del Centro Sud Italia e delle isole. Ho detto subito sì alla chiamata, perché mi sembrava giusto contraccambiare la grande solidarietà che i bergamaschi hanno avuto verso di noi, soprattutto per il terremoto dell'Aquila. Io poi dico sempre, siamo noi volontari, va bene perché stiamo sul campo, ma sono volontari anche tutte le persone che lasciamo a casa per una settimana, mogli, figli, mariti, le mamme. E sono tante le tematiche che riguardano in questo momento gli alpini, non solo il posticipo della adunata nazionale al 2021, ma anche gli altri momenti importanti che purtroppo non possono essere celebrati in questo momento. Ascoltiamo quindi le parole del presidente della sezione ANA Montegrappa, Giuseppe Rugolo. 8 maggio 2020 sarebbero stati i giorni della adunata nazionale di Rimini, ma il destino ha voluto diversamente. Non sono giorni di spensieratezza, di allegria, del ritrovarci fisicamente tutti insieme, sia pur per fare memoria. Sono i giorni della lontananza, sono i giorni dello stare compatti, sono i giorni dell'impegno assoluto, silenzioso, sia all'interno dei propri comuni, a servizio di affiancamento alle esigenze della gente, e sia anche attraverso la protezione civile nostra, che è impegnata ormai da mesi per portare sollievo a chi nel bisogno, sia per quanto riguarda la consegna delle mascherine, dei pacchi alimentari, e la squadra medica della nostra sezione straordinariamente impegnata negli ospedali. Le attività della sezione Montegrappa non sono ferme del tutto, perché sia pur limitate per le prescrizioni, continuano grazie anche al nostro confrontarci settimanalmente in teleconferenza,
e le attività di base sono assicurate in ogni caso. Adesso stiamo programmando anche un consiglio sezionale per ratificare e approvare il bilancio del 2019 e programmare le attività oramai per la seconda parte della stagione, perché la prima parte è andata perduta. Buone notizie per Adria. Il parco Giardini Grandi verrà definitivamente gestito dagli Alpini grazie ad una delibera di giunta che è arrivata proprio poche ore fa. Una bella notizia per tutta la popolazione, che potrà contare su un nuovo polmone verde aperto 24 ore su 24 e sorvegliato 7 giorni su 7. Il parco di Via Giardini ad Adria, in provincia di Rovigo, torna alla cittadinanza. Uno spazio verde da troppo tempo rimasto inosservato risorgerà presto grazie alle cure e all'attenzione degli alpini. Il lungo percorso che ha portato alla sottoscrizione della convenzione tra amministrazione comunale e ANA prevede ora l'affidamento in comodato d'uso alla locale sezione delle Penne Nere. La delibera di giunta pubblicata arriva al termine di un periodo complesso dove ancora una volta gli alpini si sono messi al servizio della città. Ora, grazie al loro consistente impegno finanziario, potranno programmare l'attività associativa per i prossimi 20 anni. Questo è un nuovo inizio, ha commentato l'assessore all'associazionismo e al volontariato di Adria, Matteo Stoppa. Finalmente riconsegniamo agli alpini di Adria, con atto ufficiale, la loro casa di Via Grandi, che presto, grazie all'impegno di questo straordinario gruppo di volontari, sarà resa più bella e funzionale, arricchita da un parco completamente rivisto e a totale disposizione della cittadinanza. L'area verde si estende su una superficie di 6.000 metri quadrati tra via Achille Grandi e via Torres, dove si trovano la celebre casetta degli alpini e il monumento a loro dedicato. Qui saranno anche ricavati 600 metri quadrati destinati a zona addestramento e sgambamento cani. Un passo per volta i giardini si avviano quindi a tornare un polmone verde dove la popolazione potrà passeggiare, fare attività, godersi un po' di sole e il relax in mezzo al prato. Presto verranno anche installate giostrine e giochi per i più piccoli, adatte ad ogni esigenza di età ma anche fisica. L'inclusione sociale infatti è un valore portante dello spirito alpino. Per questo motivo le attrezzature potranno essere utilizzate anche dai portatori di handicap. Grande festeggiamento quindi per il 60° compleanno del sodalizio adriese tra ANA e Comune, che arriva a margine di un periodo molto dedicato per tutta la società. Purtroppo, ha detto il presidente della locale sezione Matteo Sacchetto, non sarà possibile dare seguito alle 7 manifestazioni che avevamo organizzato per questo 2020. Noi siamo qui per celebrare la tappa fondamentale del percorso del nostro gruppo, iniziato nel 2003, quando il comune ci affidava non solo la sede, ma anche questo spazio verde. E questo parco avrà 5 punti di forza. Sarà fruibile da tutta la popolazione, avrà giochi per tutti, sarà accessibile 24 ore su 24, sarà ecosostenibile e sempre sorvegliato. Il presidente Sacchetto ha poi ricordato come le associazioni cittadine, i GREST, le scuole e le associazioni sportive troveranno qui un luogo accogliente, adatto all'aggregazione e anche allo sviluppo di un rinnovato senso di solidarietà tra le persone che il terribile periodo di lockdown ha risvegliato in tutti noi. E anche per questa edizione è davvero tutto, io vi do appuntamento come sempre mercoledì prossimo su Telechiara alle 20.30 e alle 23. Vi auguro inoltre buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci da Baita Alpina, il TG dell'Alpino.